Hulk, un occhio e mezzo, parte il cross di testa Kerzakov all'85esimo, porta 0 Zenit 1, la firma è di Alexander Sasha Kerzakov. Sempre tanta stima per queste pronunce veramente così rocambolesche. Nello specifico è la telecronaca di ieri sera di Porto Zenit. A forza di fare telecronache ce l'ha fatta Dario Massara a far vincere Luciano Spalletti. Dario, buongiorno. Vai. Buongiorno a voi. Buongiorno Dario. Ce n'è messo un po' di tempo, ma ce l'hai fatta, c'è da dire questo. Sì, ci ha messo anche un po' di tempo lo Zenit a vincere la partita, visto che era in 11 contro 10 dopo 6 minuti e ha faticato tantissimo, soprattutto nel primo tempo. Penso che non sia, che almeno che accada molto raramente, che una squadra che è in superiorità numerica lasci nei 45 minuti il possesso palla agli avversari. La fine del primo tempo era 52-48 per il Porto, poi nel secondo tempo probabilmente si è fatto sentire Spalletti negli spogliatoi, è stata tutt'altra partita. E poi molto strano, Dario, perché comunque le individualità, i giocatori di qualità ci sono nella squadra di Spalletti, quindi non si capisce come mai facciano ogni tanto così fatica, soprattutto in Europa, perché in campionato ho visto stanno viaggiando ancora come treni, hanno battuto il CSKA 10 giorni fa se non sbaglio, quindi insomma vanno che è una meraviglia, in Europa invece fanno tentennano, anche se quest'anno dovrebbe essere la volta buona perché la classifica si è messa bene con l'Atletico che mangia tutto a 9 punti, lo Zenit che ha 4, il Porto a 3, l'Austria-Vienna a 0 e adesso ci sarà lo scontro della verità il 6 o il 7 novembre. Il 6 novembre proprio in casa dello Zenit. Stavolta ce la fa, che dici? Penso che se le cose siano messe bene e il gol di ieri sera all'85esimo rischia di essere veramente pesantissimo in chiave qualificazione, anche perché come dicevi giustamente tu, la prossima partita, che è quella che decide, lo Zenit la giocherà in casa, e in casa è un pizzico meno timido rispetto a quando gioca in trasferta, visto che in Europa, come hai sottolineato giustamente, è una squadra che si trasforma. Ieri poi ho lasciato un pezzo per Sky Sport 24 dicendo che di solito Spalletti in Europa schiera la sorella più scarsa della squadra, che invece in Russia stradomina, primo con 5 punti di vantaggio, e non si capisce come con quei giocatori lì, con Kerzakov, con Hulk, con Arshavin, con Witzel, con Shatov, con giocatori di grande talento, non riesca ad imporre il proprio gioco. È veramente strano. Vabbè, ma speriamo che stavolta sia la volta buona. Invece per quanto riguarda le italiane, ti chiediamo anche un punto. È andata meglio di come si potesse prevedere, insomma il Napoli ha fatto il suo dovere in un girone che è diventato di ferro causa Marsiglia, che non ne stoppa una, e il Milan che pareggia col Barcellona con un Kakà che soprattutto nei primi 45 minuti è sembrato, almeno per tocco di palla, ricordare quello del 2008. Sì, sono d'accordo che sia andata meglio di quanto ci aspettasse, ma soprattutto per il Milan, perché l'Olympique Marsiglia sta vivendo un brutto periodo, addirittura allenatori insomma in bilico, e il Napoli in Europa, insomma, detta legge, ha già fatto vedere di cosa è capace contro Arsenal e Borussia, e ieri ha vinto anche meritatamente, rischiando soltanto nel finale ottima mossa di Benitez di puntare su Mertens, che è stato quello il più decisivo, anche se non ha segnato. Il Milan in effetti ha retto, e ha retto bene. Chiaramente leggevo anche oggi i pezzi sui giornali, tutti concordi nel dire che il Barcellona non è il Barcellona a cui siamo abituati, a cui ci siamo abituati negli ultimi anni, è un'altra squadra meno cinica, meno spettacolare, pur sempre ipertalentuosa, però se Neymar si accende a tratti e se Messi di fatto gioca da fermo, diventa una squadra, non dico normale, ma con cui il Milan, che non è esattamente la squadra più in forma del campionato italiano, può reggere il confronto. Ma perché però qui in Italia si riesce a farlo giocare da fermo, poi magari vai lì e te ne fanno 5? È come il mistero del traffico, cioè è tutto libero e poi di botto ti blocchi. Perché? Come funziona questa storia? Può cambiare anche Spagna, va detto, Dario, perché insomma anche lo 0-0 contro lo Sasunia, insomma quest'anno è un po', non solo in Europa, ecco, non sembra più lo stesso Barcellona. Sì, ma detto che chiaramente in Spagna c'è probabilmente meno attenzione dal punto di vista tattico, il Barcellona adesso è un po' più prevedibile, non gioca con la stessa velocità, probabilmente anche, seppur inconsciamente, con le stesse motivazioni di quando c'era Guardiola. Poi passano gli anni, i giocatori sono sempre straordinari, ma era impossibile avere dai giocatori del Barcellona un rendimento vicino al top continuo per 4, 5, 6, 7 anni, quindi è chiaro che possa esserci un momento di flessione o che magari la parabola sia in fase discendente. Detto questo, rimane sempre una squadra stratosferica, e penso che il Milan a Barcellona possa avere qualche
qualche problema in più rispetto alla partita di ieri sera. E a quel punto sarebbe la certificazione di, comunque del primo posto per i Blaugrana, che nonostante esatto. tutto sono primi in classifica in campionato, a 7 punti nel gruppo Champions, con la gara con la seconda squadra più forte da giocare in casa. Esatto. E la situazione qualificazione del Milan adesso, a questo punto, secondo te è fatta? Cioè questo pareggio mette, diciamo, alle spalle i possibili pericoli, oppure ne vedi ancora? Ma è fatta, no, però credo che anche dal punto di vista psicologico, non aver perso contro il Barcellona, avere giocare finali contro Celtic e Ajax sia un vantaggio. Quindi credo dal punto di vista psicologico la squadra di Allegri sia uscita rinforzata, sperando chiaramente che non esca con le ossa rotte dal match del Camp Nou, perché anche lì, sempre dal punto di vista mentale, potrebbe essere una brutta botta. Ma diciamo che il punto di ieri e soprattutto la non sconfitta contro il Barcellona possa dare al Milan motivazioni sufficienti e anche un punto importante per la qualificazione. Questo lo speriamo. Tra l'altro tu questa sera sarai di nuovo di telecronaca per Galatasaray Copenaghen, se non sbaglio. Non sbagli. La gara di gruppo della Juve, che vedrà penso mia madre e pochi altri, però detto questo è pur sempre l'esordio in Champions per Mancini in casa. Esatto, sì. Esattamente. E quindi, è una buona occasione per lui per dare un passo, insomma, no, deciso a questa sua avventura appena nata, praticamente. Poi sì, peraltro è iniziata male, è iniziata bene in Champions perché ha pareggiato a Torino, poi è iniziata male in campionato perché ha perso la prima. Adesso però nell'ultima ora ha ricevuto la bella notizia che il match contro il Beşiktaş, che era stato sospeso negli ultimi minuti per le intemperanze tra tifosi, sì, alla fine è andato il 3-0 a tavolino del Galatasaray, quindi si rilancia in classifica in campionato, è tornato al gol Sneijder, quindi insomma ci sono motivi per Mancini di sperare. Chiaramente oggi vorrà battere il Copenaghen, ma avrà un orecchio teso a quello che succede alla Bernabeu, perché un'eventuale sconfitta della Juve significherebbe sorpasso e quindi le cose si metterebbero abbastanza bene per lui. E che succede al Bernabeu secondo te stasera? Ma io sono un po' preoccupato, essendo un tifosissimo delle italiane in Champions, sono un po' preoccupato per la Juventus perché voglio capire quanto gli schiaffi, come li hanno definiti loro, subiti a Firenze siano rimasti sulla pelle oppure siano dimenticati. È chiaro che è una partita pazzesca, in cui trovi sicuramente motivazioni, in cui trovi agonismo, forza, cuore, però io ho un piccolo timore che la batosta di Firenze sia rimasta un po' le gambe dei giocatori della Juve e che quindi questa sera possa andare male, però spero vivamente di sbagliarmi, perché un'impresa al Bernabeu rilancerebbe non solo la Juve ma anche il nostro tanto vituperato calcio. Ma il fatto che Conte passi alla difesa a 4 secondo te è ancora una scoria di quella sconfitta, oppure secondo te lo avrebbe fatto lo stesso preparando, cioè, ma solamente una scelta? Intanto voglio vedere se realmente sarà così, perché insomma tanti sono sicuri, a me risulta anche che siano state fatte delle prove ma che non sia, cioè, non sia Conte del tutto sicuro al 100% di passare alla difesa a 4, e conoscendo un pizzico l'allenatore della Juve penso che voglia, che comunque sia curioso anche di vedere la sua squadra non snaturata affrontare Real Madrid, anche se è vero che avere uomini in più in difesa significherebbe, soprattutto sulle corsie, fermare due come Di Maria e Cristiano Ronaldo, che scarsi non sono. In ogni caso, dovesse realmente passare a 4, potrebbe essere una gara diversa, una Juve che invece di imporre tenta di non subire per andare in contropiede in ripartenza, seppur con Llorente davanti non ha poi tanta velocità. Sembra completamente senza senso la formazione che leggo sulla Gazzetta, ma non perché sia la Gazzetta ma perché è quella che insomma in molti pronosticano, perché con Chiellini e Caceres terzini, che siano di fatto gli unici esterni nel centrocampo, Pogba, Pirlo, Vidal con Marchisio trequartista non ne ha, chi va a crossare per Llorente? Insomma, a quel punto a cosa serve avere l'ariete in area di rigore? Comunque vabbè, sì, c'è sì, pochi cross e soprattutto una partita impostata in ripartenza con uno che è veloce, non è a quel punto, esatto, magari Giovinco servirebbe molto di più. Strada d'accordo. Un altro passo indietro, poi mi voglio levare una curiosità invece che non c'entra niente col pallone. Situazione di classifica del Napoli, girone gruppo F con Arsenal, Borussia e Napoli a 6 punti, Marsiglia a 0 e prossimo turno Napoli-Marsiglia, Borussia Dortmund-Arsenal e poi le sfide alle due big. Quante possibilità ha il Napoli di passare? Deve senza dubbio battere il Marsiglia senza pensare di avere già vinto, perché in Champions non ti può distrarre e il Marsiglia comunque c'ha giocatori di livello, perché Andrea Yu non si capisce come mai non abbia fatto mai
il grande salto, ma è un giocatore di primissimo livello, sì. E quindi batte il Marsiglia per presentarsi sicuramente in vantaggio contro qualcuno delle due. Dovesse annullarsi Borussia Arsenal a Dortmund, sarebbe l'ideale, perché il Napoli avrebbe a quel punto due punti di vantaggio sulle diverse avversarie. Dovesse vincere una delle due, allora potrebbe esserci davvero uno spareggio, e lì bisognerebbe capire se il Napoli poi lo dovrà giocare in caso fuori rispetto a chi vince o perde. Quindi prima battere il Marsiglia e mettersi in posizione di vantaggio per far rischiare gli altri, e a quel punto chiaramente il Napoli potrebbe giocarsela, e con giocatori di esperienza, e di esperienza non intendo età, ma di esperienza nel vincere, come per esempio Higuaín su tutti, e Benitez ovviamente a guidarli, io credo che il Napoli possa avere ottime chance. Vedi, positivissimo. Quindi. Ultima curiosità sul calcio, se mi dai una diciamo, se vediamo se approvi la mia scommessa. Io prevedo sorprese a Old Trafford, Manchester United, Real Sociedad. Che sorprese, Flav. Io prevedo, c'è un segno 2-6.50 che in effetti nessuno si aspetta per la situazione di classifica, perché la Real Sociedad quest'anno ancora non ha ingranato, ma è una squadra può che perdere sempre lo United. Sa, no, in Champions finora ha 4 punti, quindi una vittoria e un pareggio. Io non so, penso che i trequarti, se imbroccano la bella partita dei trequartisti Castro, Vela e Griezmann, possano mettere in seria difficoltà il Manchester anche United. Dopo l'incitamento di Ferguson, dici che vanno così, ma Ferguson sono 3 mesi che incita, ma non niente succede. Che dici tu, Dario? Dario? Che potrebbe essere, ma sicuramente mi aspetto una gara secondo me molto molto spettacolare. Se rimaniamo nell'ambito scommesse, il gol non so quanto è dato, perché non è mia abitudine scommettere, ma credo che possa essere un buon investimento, perché in effetti quei giocatori possono mettere molto in difficoltà i centrali del Manchester United, e io credo che peraltro proprio le parole di Ferguson non aiutino né la stima di Moyes né la stima dei giocatori, perché a mio avviso, ma è la mia lettura, Ferguson vuole continuamente rimarcare quanto insomma il Manchester non sia lo stesso senza di lui, e peraltro non è uno che le manda a dire. Avete letto sicuramente anche voi le anticipazioni della sua biografia, insomma attacca e sfonda chiunque, quindi nonostante sia stato lui di fatto a scegliere il suo successore, ma è chiaro che il suo orgoglio lo porta sempre a sottolineare quanto fosse grande, esatto, davvero incredibilmente grande il suo Manchester rispetto a quello di adesso. Pure a voi di Sky la mandano solo in inglese all'inizio? Eh sì, no, l'edizione esce italiana solo la primavera 2014, proprio. No. Sì. Non sapevo se avessero qualche favoritismo, magari la prima in italiano. Magari qualcuno, magari lo traducono da solo, se si mettono là sì, uno scriba. Vabbè, qualcuno mi aiuti, comunque la voglio leggere subito. Vabbè, e poi un'altra curiosità, invece, l'altro ieri, lunedì, che è giorno di squadra antimafia, abbiamo visto un tweet, anzi un doppio tweet di Luca Marchetti, prima e poi Di Marzio, non so se ci fosse anche un tuo, Di Marzio ritwittava tutto, con Di Marzio che sapeva le anticipazioni su che fine avesse fatto Leonardino. Eravamo a pranzo tutti e tre insieme, io e Luca, che è una cosa che facciamo spesso, prendevamo in giro Di Marzio perché sentendosi insomma diciamo onnisciente tutto quello che riguarda le notizie che ancora nessuno sa, lui pensava di insomma intortarci sul fatto che sapesse già che fine avesse fatto Leonardino. Peraltro io e Luca non abbiamo idea di cosa fosse. Ok, ecco questo, infatti non seguiamo squadra antimafia, quindi insomma, infatti abbiamo twittato la mia finta intervista a Gianluca che ci svelava in anteprima quale fosse la fine Leonardino. Volevo sapere per se prendere in giro Di Marzio, che è questo lunedì sera, questo appuntamento fisso con questo quindi lui lo vede, ecco, Gianluca lo vede Leonardino. Lui ne è addicted proprio. Ok, cioè, perfetto. Lunedì sera non si scappa. Perfetto. Dai una pillola di quello che ti aspetta questa sera, perché insomma in quanto a pronunce siamo sempre avanti con queste belle squadre. Pareggio di Jubuluta. Questa sarà. Io lo voglio sentire uguale appena ne avrai l'occasione. Ce n'è, possibilmente anche meglio. Però insomma. Sperando che segni gente un pizzico più famosa come Snyder e Drogba, però dove segnare Jubuluta ci adegueremo. Ti piace vincere facile, però già l'ha detto benissimo così, capisci? Qual è proprio, no? Ecco, stanno avanti. Fanno un corso a parte. Prima o poi mi racconterai più dettagliatamente. Intanto, grazie mille, Dario, di essere stato con noi. Buona cronaca per questa sera. Buona Champions. A prestissimo. Grazie a Dario Massara di Sky.